Con Renzo Arbore non è solo qui a Isernia perché insomma, ci conosciamo da svariati anni, quasi un due decenni. L'ho conosciuto in Radio Rai con Roberto D'Agostino e poi insomma, ha scoperto Beneduccio e mi ha invitato 9 anni fa, credo, in trasmissione con lui. E da allora l'amicizia si è consolidata, 5 puntate in Meno siamo, meglio stiamo, e poi ha preso una mia canzone e l'ha messa su un suo CD. Insomma, l'amicizia dura da molto, la stima, la simpatia reciproca, e io non posso che dirgli soltanto grazie. Tutto qui. Ti vedo in un attimo poi. Ci rivediamo. Oh, cioè, Luigi. E poi Luigi Gigi. Brasiello. Brasiello. Che strano cognome. Perché strano? Beh, io non so, è bello. Senti, mi porti questa. Oh no, ma tu c'hai la macchina. Andiamo a fare sta cosa. Sul telefono sta squillando ininterrottamente. Dago Spia sta facendo un pezzo. Non so che ho detto perché io non sentivo. Sicuramente cose sagge. No, ho detto cose sagge, ma ho detto anche adesso qualche sorpuso che mi ha fatto la Rai, come a te. Ah, qua, capito? Faccio parte della persona che è stata, che è un'icona della nostra musica, della nostra televisione, ma soprattutto un ambasciatore della cultura e della musica italiana in tutto il mondo. Grazie al tante, sindaco. grazie tante. Con Giulio Borelli i telegiornali erano più belli. Questo. No, vabbè, ma no, grazie sindaco. Ripetiamo, No, vabbè, il sindaco ha esagerato perché la manifestazione è epocale e certamente, però certamente quando vengo da queste parti che, e sento gli odori, gli accenti della nascita, della stalla, come noi che siamo cafoni, la transumanza. transumanza, queste cose eccetera, gli accenti anche parlare. Eccetera. I concerti diventano non soltanto napoletana, non soltanto napoletana, ma del sud in genere, i suoni, questa roba qua, e quindi faremo un concerto, spero speciale, che devo andare a provare adesso, tu si chiama Scaletta. Oggi è una giornata un po' particolare per me, quindi sono molto contento perché sono uscite due interviste importanti, una su un giornale che è Lo possiamo importante, e dire, allora possiamo dire il è Fatto quotidiano. Quotidiano, perché tutti leggono il Fatto Quotidiano, anche i giornalisti degli altri Dall'altra giornali e parrocchia. delle altre Sì. parrocchie, perché è un giornale molto vispo e cose, quindi ha fatto un pezzo molto abbondante sulla mia storia, sulla mia carriera, sulla Natrice. Poi dopo Giletti ha fatto un'intervista che pare, siccome io sono andato a mangiare col vice sindaco, quindi con Sull'assessore. l'assessore, vabbè, abbiamo Puntiamo incontrato una serie di consiglieri, dirigenti, le cariche, poi me le direte No. dopo. E quindi l'abbiamo vista, ma io non ho sentito quello che ho detto, però pare che abbia detto delle cose carine perché mi hanno telefonato, sta ancora squillando il telefono, ho la vibrazione, ogni tanto se mi vedete fare così vuol dire Il che... pacemaker. No, non è il pacemaker, grazie a Dio, non sono nell'età e quindi questo, se mi fate delle domande io sono più felice, però che voglio fare da grande, quale domanda? Sono fidanzato, quelle domande... No, al di là di tutto, partiamo proprio dal tema di questa sera, la Sì. cultura se può rilanciare i territori piccoli, parliamo di Isernia in particolare, realtà Guarda. marginalissima, però si Guarda. parlava anche con Duccio e Borrelli, poi quando si arriva al dunque, Sì. i fondi per la cultura vengono a mancare. Sì, questo è una cosa che purtroppo disse un ministro, disse la cultura non si mangia, questo qui è sbagliando clamorosamente. Fortunatamente adesso c'è Franceschini che non ha la stessa idea, perché io lo conosco, l'ho conosciuto e non mi pare che, tanto per cominciare, ha sovvenzionato il jazz, che è un'eccellenza italiana e nessuno lo sa. Il jazz italiano, io sono presidente di Umbria Jazz e quindi vado dopo Orvieto domani, ma è un'eccellenza italiana, è il secondo jazz del mondo dopo quello americano, forse qualche volta anche il primo, perché ci sono dei nostri musicisti come Bollani, come Paolo Fresu, il trombettista, come Petrella, il trombonista barese, che sono capiscuola internazionali, sono più bravi dei loro colleghi americani oggi. E quindi, vabbè, ma non è solo il jazz, è la cultura italiana che deve essere esportata. Noi, il resto ce lo stanno rubacchiando un po' i cinesi, un po' i cosi, un po' le nuove tecnologie che non ci danno spazio, la tecnologia che va avanti. E
e noi possiamo vendere il gusto e la cultura. Questo è il nostro grande atu. Quindi atu non è quello che pensi. Isernia lo pensano tutti. È francese, scritto atout. Quando parlo con Duccio bisogna sempre fare una volta mi ricordo in una conferenza stampa simile io parlai e dissi: guardi, perché c'è il mercato, ci bisogna parlare anche delle esigenze del mercato. Lui dice: sì, un mercato di San Giovanni lunedì a Pasquale, sì. Oppure com'era la cosa della campagna? Ah, quella è formidabile. Che io dissi: bisogna sentire l'altra campagna. E lui dice: sì, leviamo la chiesa grande, sentiamo la campagna, riduce tutto. Però è formidabile, Induccio. Vabbè. Allora, è una delle risorse da valorizzare. Lo so, io sono. Dopo la pecora. dopo la pecora. Certo. Quanti ci sta la messa? No!
Oh, se li fatti i conti, e tu noi mangiamo alle 8:30, io alle 10:30 addormo, vuol dire che io mi addormo e quello si sveglia. Poi va bene, sì, ma che certo, non ci vanno avanti. Ciao a tutti.